anche questa edizione mi sembra di poter dire che stia confermando l'interesse che c'è intorno all'industria del risparmio gestito, una presenza massiccia, direi superiore, di espositori, se così vogliamo dire, quindi attori dell'industria, moltissimi visitatori, un numero molto alto di conferenze molto interessanti, direi anche su temi veramente molto innovativi. Viene confermato quindi il Salone del Risparmio come il punto di riferimento per la nostra industria in Italia, un momento in cui c'è la possibilità veramente di confrontarsi tra noi operatori, con i clienti, con gli intermediari, sui temi principali, ma anche per cogliere eventualmente i semi di evoluzioni ulteriori che possono magari negli anni a venire caratterizzare la nostra industria. Gli argomenti che ci hanno visto un po' protagonisti sono stati parecchi. Direi che però forse è stato molto interessante il nostro focus che abbiamo dato sui prodotti assicurativi, ovviamente in un'ottica, in una visione di protezione e di pianificazione finanziaria del proprio patrimonio. È un tema molto importante ora più che mai, con mercati molto volatili, ma soprattutto con rendimenti molto bassi. Ecco che quindi guardare in termini prospettici al proprio patrimonio, come investire oggi per un futuro, come investire oggi dove ovviamente è necessario sempre più guardare alla integrazione della propria pensione, sono temi che devono necessariamente essere posti al centro dell'attenzione dell'investitore, degli operatori e anche dell'industria stessa. Il quadro complessivo è molto complesso, ci sono temi molto importanti come la crescita nelle principali aree regionali, che ovviamente viene messa a rischio, comunque una crescita abbastanza moderata. Dall'altra parte abbiamo alcune incognite che di carattere geopolitico, ma non solo, basta vedere l'andamento del petrolio e le sue oscillazioni volenti e continue. Sono tutti temi molto delicati che si innestano, come giustamente è stato detto, in un contesto che non dà rendimenti soddisfacenti, anzi in alcuni casi addirittura rendimenti negativi per le obbligazioni governative. Quindi crediamo innanzitutto che sia necessario avere una valutazione dell'orizzonte temporale molto chiaro in cui si vuole investire. Secondo, bisogna inevitabilmente far riferimento a dei professionisti, è un mercato che non può essere affrontato da soli con il cosiddetto fai da te, è necessario quindi utilizzare strumenti adeguati come sono i fondi, ricorrere quindi a consulenti o a operatori professionali, e dall'altra parte riteniamo che una notevole diversificazione sia una delle possibili soluzioni.